No, certo, la Calabria, le donne del movimento Se non ora quando per l'incontro nazionale su istruzione, lavoro e rappresentanza. Le delegazioni provenienti da tutta Italia si sono date appuntamento a Gerace per il dibattito La Calabria e delle donne. Maria Luigia Cozzupoli. La Calabria è delle donne, donne che lavorano, donne impegnate a portare avanti con fatica i loro sogni. Una regione dove le giovani laureate sono più del 23%, quasi il doppio rispetto agli uomini, e le imprese femminili il 26%, contro una media nazionale del 21%. Le premesse per un'inversione di rotta, per un'affermazione femminile reale sul territorio, dunque, ci sono tutte. Lo ripetono ancora una volta le donne di Se non ora quando, a Gerace per il raduno nazionale. Penso che la Calabria però ha una grande chance se mette al centro le donne, se dà loro il posto che devono avere nella società e nelle istituzioni. Io penso che la Calabria possa diventare una regione fantastica. È in prima fila le donne impegnate in politica e quelle che ricoprono l'incarico di sindaco nei comuni di Decollatura, Rosarno, Monasterace, amministratrici di realtà difficili, spesso vittime di una criminalità dilagante, di ogni forma di prevaricazione, ma che portano avanti con tenacia il loro incarico. È anche a loro che si è rivolta il ministro Anna Maria Cancellieri, che ha inviato un messaggio allo SNOC letto durante la manifestazione. Il ruolo della donna è sempre più importante per la società, ha scritto il ministro dell'Interno. La cultura del rispetto è l'unico vero antidoto contro qualsiasi forma di violenza.